Con Alessandro Chiarato, giovane giocatore professionista, presentiamo una situazione di torneo. I bui sono 25-50, siamo nella fase iniziale, volendo è proprio la prima mano, e gli stack pieni, 10.000. Il giocatore UTG ha effettuato un rilancio per 3 e tocca ad Alessandro decidere il da farsi in UTG più 1 con queste carte. Che cosa fai? Allora, con questa particolare mano si hanno varie scelte. Tutte dipendono da che tipo di giocatore è l'UTG. Se il giocatore UTG pensiamo sia abbastanza chiuso, si possono foldare direttamente anche perché siamo nelle prime fasi del torneo. Altrimenti si può optare per un re-raise per capire un po' come siamo messi nella mano e vedere come reagisce il nostro avversario. Direi che è tutto qui, insomma. Se invece le carte sono queste, che cosa fai? Se le carte sono queste, direi che il fold non è mai ammesso, almeno dal mio punto di vista. Almeno un call, sempre se pensiamo che il nostro avversario sia chiuso, dobbiamo farlo. Si può anche optare per un re-raise, sempre dipende dallo stile del nostro avversario. Se abbiamo un chiusissimo Jack Bonora, si può collare sperando di settare. Se abbiamo minieri, meglio di no. Ti do l'ultima opzione, queste due carte. Bello.